solo rabbia dentro me. L'amore vero vero, con questo brano composto insieme al maestro Claudio Longo, la venafrana Chiara Rocchio ha convinto la giuria aggiudicandosi il Festival della Canzone Italiana d'Autore. Secondo posto per Liana Marino, campobassana che vive a Firenze. Terzo gradino del podio per Lidia Fusaro di Benevento. Un'edizione caratterizzata dalle voci femminili dunque, ma ampio apprezzamento da parte del pubblico lo hanno riscosso anche i testi e le musiche degli Isernini, Giovanni Petta e Carlo Fantini. Non a caso anche Eugenio Bennato ha voluto il loro CD, ispirato dai romanzi di Iovine e dall'amore per il Molise. Nonostante le difficoltà economiche, il Festival di Scena in Piazza Andrea di Isernia resiste e continua a rappresentare un'importante vetrina per i giovani. È il parere del direttore artistico della manifestazione, Dario Salvatori. Credo che si debba fare questo perché questa pedana, questa città, questo festival ha sempre premiato il talento, qualche volta riconosciuto anche l'anno dopo, ma questo non è importante, l'importante è che fuoriesca la creatività e chi è bravo, e qui accade. Naturalmente questa tre giorni è l'atto finale di una lunga selezione di demo che ascoltiamo, con i quali ci confrontiamo, che arrivano anche in situazioni un po' miracolose da ogni parte d'Italia, e quindi voglio dire che è un festival trasparente a cui bisogna credere. Ospite della serata finale Edoardo Vianello, noto al grande pubblico per i tormentoni estivi di qualche decennio fa, nelle vesti forse meno note di autore ha venduto oltre 55 milioni di dischi. Anche per lui il Festival di Isernia rappresenta una buona opportunità. Io sono cantautore, per cui sono un grande difensore delle canzoni d'autore. E mi fa piacere che si cerchino più che i cantanti, si cerchino degli autori, perché gli interpreti ce ne sono tanti, ma chi crea una canzone è senz'altro più importante di chi la canta. Decisamente critico il suo giudizio sulla musica italiana di oggi. Pessima, ma non per colpa della situazione italiana, è che credo che ormai le idee siano state sfruttate da tutte le parti. La musica italiana è nata negli anni 60, quella moderna, ha vissuto ancora nel 70 e nell'80, poi è sfumata come è sfumata un po' dappertutto. Certo, ogni tanto un successo arriva, ma una volta era una cosa più frequente, adesso è una rarità.